Grazie, benvenuti, come diceva qualche secondo fa il Senato della Repubblica Italiano, porto anche i saluti della Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati che per impegni istituzionali non ha potuto essere con noi questa mattina e mi scuso anche perché dopo il mio saluto dovrò lasciare questa assemblea perché devo essere all'INAIL con il Presidente della Repubblica sempre in rappresentanza del Senato. Ecco, come vedete è stata concessa una delle, se non la sala più bella del Senato, che è Sala Zuccari, che è una delle, vorrei dire, delle meraviglie del Senato. E quindi è veramente con onore che fa piacere oggi ospitarvi qui. Tra l'altro, tema fondamentale e importante che è quello dell'alta formazione nel mondo del turismo. E credo che sia uno degli aspetti, se non l'aspetto più importante che abbiamo in Italia. Troppe bellezze, tante volte ne discutevamo qualche secondo fa, avendo su ogni realtà almeno una cosa, ma sono molti di più, anche nei piccoli comuni di ognuna delle nostre regioni, delle nostre province, non riusciamo a fare e a dare quella possibilità ai cittadini e agli stranieri, quindi al turismo, di poter esprimersi nel miglior dei modi. Ma rientro subito in un contesto istituzionale, quindi vado sul saluto, questo breve saluto. Tanto ringrazio e saluto il Presidente nazionale di Solidus, Carlo Romito, la vostra confederazione che il Senato ha il piacere, come dicevo qualche secondo fa, di ospitare, rappresenta 8 sigle associative del settore turistico alberghiero italiano, in modo particolare associazioni di professionisti, arti, mestieri dell'accoglienza alberghiera e turistica. So che tra l'altro al termine dei lavori il convegno si concluderà con una cerimonia di premiazione che è un riconoscimento delle eccellenze del settore. L'alta formazione nel mondo del turismo svolge un ruolo fondamentale, vorrei dire strategico e importante, sempre più importante rispetto alle sfide che il futuro ci riserva. Ogni giorno il vostro settore lavora, il settore chiaramente del turismo, come recita il sottotitolo del vostro convegno, per far emergere con forza nel nostro paese l'eccellenza dell'accoglienza. È un'accoglienza di eccellenza. A ciascuno di voi, come Senato della Repubblica, intendiamo esprimere la nostra gratitudine perché voi rappresentate il miglior biglietto da visita per chi visita le meraviglie straordinarie della nostra bellissima Italia. Per costruire territori ospitali, un'Italia accogliente ed eccellente nel turismo, è fondamentale, strategico, il vostro contributo. Come voi ci insegnate, è fondamentale distinguersi per impegno, capacità, aggiornamento e innovazione. Sono convinto che il rilancio del settore del turismo passi attraverso la formazione, attraverso l'alta formazione. E credo che questo sia uno dei grandi problematiche, grandi situazioni che abbiamo in tutti i settori oggi in Italia rispetto a un futuro che si sta completamente rinnovando, che sta guardando avanti e per molti aspetti noi nel contesto della formazione siamo ancora nelle fasi di partenza. Parlo del ruolo della formazione altamente qualificata come fattore di supporto nei confronti non solo delle necessità aziendali più complesse e strutturate, ma anche nei confronti di un mercato del lavoro turistico che ha sempre più esigenze e selettivo ed eterogeneo. In questo contesto, il convegno di oggi può senza dubbio fornire spunti molto interessanti anche a livello politico. Sono certo che emergeranno input interessanti e noi come uomini e donne rappresentanti delle istituzioni siamo qui soprattutto per ascoltare. Ancora una volta benvenuti al Senato e a ciascuno dei relatori e ai presenti auguro buon lavoro e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a voi. Ringraziamo il senatore De Poli.